Volendo riassumere quello che abbiamo detto fino adesso io e la mia squadra, noi abbiamo specificato che la sperimentazione animale non è utile per scoprire, per fare nuove scoperte. Questo perché ci sono nuovi metodi scientifici che sono stati scoperti e che in questi anni stanno evolvendo per diventare effettivi e sostituire completamente la pratica della vivisezione e della sperimentazione animale. In più, vorremmo controbattere la squadra avversaria rispondendo a quello che loro ci hanno chiesto. Chi sarebbe disposto a sacrificarsi per la scienza come essere umano? E noi gli rispondiamo: ma gli animali possono decidere se offrirsi alla scienza o altrimenti noi abbiamo il potere di decidere al loro posto quello che ci serve per il nostro, per l'utilismo, quello che ci serve? Vorremmo anche specificare: l'animale quando viene usato per la sperimentazione e attende l'esperimento, lui sta in gabbia, e secondo voi l'animale è il suo habitat preferito, stare in gabbia anche se accudito da veterinari e guardato tutto il giorno? Non preferirebbe stare nel proprio habitat in cui è nato, nella foresta o altrimenti per la giungla? In più vorremmo specificare che molti esempi che hanno fatto loro di animali che sono serviti per la scoperta di nuovi farmaci è stato solo un colpo di fortuna, poiché se ad esempio si scegliesse un topo al posto di un gatto per fare un esperimento per un nuovo farmaco, molto probabilmente l'effetto del farmaco sull'animale sarebbe molto contrario a quello che è avvenuto sul ratto. Quindi è solo un colpo di fortuna e una casualità che si scelga l'animale esatto che assomigli di più all'uomo per l'esperimento. E in più vorremmo controbattere che gli animali non hanno sentimenti, perché come vediamo nei nostri animali domestici molto spesso anche essi provano dei sentimenti e delle affezioni a noi umani. Vorrei concludere dicendo che nessuno scopo può essere talmente alto da giustificare i metodi scelti per la sperimentazione, come dice Einstein. Bene, siamo giunti quindi al termine della gara e ci terrei a riassumere brevemente il pensiero che la mia squadra e io abbiamo esposto nei precedenti discorsi. Inizialmente vorrei controbattere un'affermazione del primo oratore che afferma appunto che gli animali provocano forti dolori e quant'altro. In realtà per legge gli animali durante l'atto della sperimentazione non possono provare più dolore di quanto si prova con una puntura. E poi si è parlato di habitat, il fatto che il criceto, il topo in gabbia non è il suo habitat naturale. A questo punto neanche tenere il cricetino per un nostro scopo e per un nostro volere in casa è un bene per l'animale. Almeno con la sperimentazione si arriva a qualcosa di utile. Vorrei iniziare citando vari esempi a proposito del fatto che la sperimentazione sugli animali ha beneficiato, portato un grande sviluppo sia a proposito della specie umana che per quanto riguarda l'animale. Per esempio la leishmaniosi, una delle malattie più mortali tra i cani che provocava innumerevoli vittime fino a qualche tempo fa. Oggi, grazie alla sperimentazione sugli animali, su un piccolo gruppo di cavie, siamo riusciti ad ottenere un vaccino in grado di salvare un numero incalcolabile di cani. Questo di sicuro non è l'unico esempio, un esempio dimostrato da come è stata individuata l'insulina. Dei ricercatori spagnoli hanno curato proprio il diabete di tipo 1 iniettando nei muscoli di questi animali dei virus resi innocui in laboratorio, pertanto per l'animale non erano cibo, e con questo trattamento l'animale è riuscito improvvisamente a saper gestire i livelli di zucchero nel sangue nonostante il diabete. Così si è potuto trovare e si è potuta curare una malattia che colpiva e colpisce ancora uomini e animali fin dai primi momenti di nascita.
La sperimentazione su cavi e animali dunque porta benefici non soltanto per la specie umana ma anche per molte specie animali che grazie ad esperimenti specifici hanno potuto curare malattie gravi e anche mortali come l'epatite C e l'AIDS. Inoltre è stato affermato dal secondo oratore che è un tentativo inutile in quanto non va a beneficiare l'umanità e quant'altro. In realtà va a beneficiare sia uomini che animali come appena affermato ed è stato anche detto che è una sconfitta per la scienza quando questo metodo porta e comporta delle immediate progressioni a livello di medicina. Durante il dibattito è stato inoltre sottolineato più volte il piano etico della questione della sperimentazione animale. In realtà è ancora meno etico provare direttamente l'esperimento sull'uomo trasformandolo in una cavia. Per concludere vorrei dire che anche se sembra scontato, ma ogni volta che prendiamo un farmaco, che facciamo un vaccino o che entriamo in una sala operatoria dovremmo rivolgere un pensiero verso quei ricercatori che sperimentando sugli animali hanno permesso alla medicina gli straordinari progressi che ha attuato nell'ultimo mezzo secolo e nel quale l'aspettativa di vita media è aumentata di quasi 30 anni. Grazie.